Brains Group fa advisory in finanziario per imprese, società di capitali che fatturano da qualche milione di euro a un paio di centinaia di milioni di euro. E aiutiamo le imprese quindi a fare controllo di gestione nell'area finanza, marketing finanziario, quindi a presentarsi al meglio alla comunità finanziaria, e a ricercare le forme di finanziamento che meglio si adattano alla condizione, alla situazione di mercato dell'azienda e alle prospettive di crescita. Noi abbiamo da un paio di mesi implementato Finanza.tech. Finanza.tech è un portale, un ambiente dedicato a queste società attraverso cui eroghiamo i nostri servizi, ed è il primo portale in Italia, non sappiamo se anche in Europa, a erogare questi servizi molto complessi in maniera semplificata e digitale. Le nostre aziende riescono a registrarsi con un click, siamo anche autenticatori di firma digitale sul nostro portale, e ottengono nell'arco di qualche ora dei report, la possibilità poi di condividere questi report con un link, con un semplice WhatsApp a tutto il mondo, a tutti i partecipanti della comunità finanziaria, agli stakeholders, la propria situazione economico-finanziaria, il proprio rating, il proprio standing creditizio e alcuni documenti importanti che siamo noi a produrre, come per esempio la management presentation, in grado di veicolare il brand delle aziende tra gli stakeholders finanziari. Siamo fintech sin dalle origini. Il nostro sistema di valutazione è un sistema di valutazione automatico che permette di raccogliere i dati su tutte le banche dati italiane ed europee per la valutazione della qualità creditizia, e quindi ci aspettiamo di poter guidare il mercato italiano nell'ambito della digitalizzazione dei processi di finanziarizzazione delle aziende, dei processi e dei servizi legati al mondo finanziario delle corporate italiane. Non siamo attivi sull'estero, abbiamo però un focus e un'attenzione particolare su quello che sta succedendo sui mercati più evoluti del nostro per quanto riguarda il fintech, e in particolare, siccome una delle nostre principali fonti informative è la centrale dei rischi della Banca d'Italia, stiamo studiando e analizzando le centrali dei rischi dei vari paesi europei in modo tale da replicare il nostro modello su alcuni paesi. Riteniamo molto interessante la Germania e la Spagna.